Benvenuto, Gabriele, signore padre e padrone. Vieni, entra. Eri atteso. Chiedo perdono se c'è aria fredda qui dentro, ma siamo su un monte spoglio e battuto dal vento. Siamo sul Golgota. Crucifige, crucifige! Omo che se fa regge contraddice il Senato. Dove vuoi arrivare? Io sono già arrivata. Dove volevi? Al manicomio. Silvia, ti prego, ti scongiuro di smetterla. So che il tuo è soltanto un gioco. Un gioco cattivo. Che cosa vuoi? Nulla. Se ho chiamato il professore è per il tuo bene. Tua madre ed io vorremmo vederti serena, felice come gli altri. Perché? Gli altri sono felici? Dovevamo fare quello che abbiamo fatto. Nessuno doveva sapere. Sarebbe stato lo scandalo, capisci? In Svizzera non sei stata in una clinica. Avevi semplicemente bisogno di riposo. Quello che non vuoi capire è che viviamo in una realtà di cui bisogna tenere conto. Non potrai mai sfuggirne. La realtà è la mia. Sei tu che vivi nell'irreale. Non mi stancherò mai di ripetere che non voglio nulla, non chiedo nulla. E che cosa può chiedere una pazza? Se vuoi la mia testa su un piatto d'argento, me la devi staccare. Silvia, sei una... figlia di puttana. Ti raddrizzerò dovessi spezzarti. Ti riporterò la ragione con le buone o le cattive. Non puoi mandarmi all'aria 30 anni di lavoro. È ora di finirla con questa storia. Non puoi renderci la vita un inferno, non ne hai il diritto. Forse abbiamo fatto male a portarla qui, è troppo isolata. Non facciamo che aumentarne il rancore. Il professore ha ragione. Non c'era altra soluzione, sarebbe scoppiato uno scandalo. Ma dovremmo tornare fra la gente prima o poi. Allora spero di averla capita. Ho lasciato tutto per stare qui con lei. Cerca di parlarle. Forse non lo abbiamo fatto abbastanza. Sono stufo di parole. Preferirei non incontrarla, non vederla. Signorina, l'ha cercata sua madre. Chi cerca trova. Silvia? Silvia? Jim Fitz? Subito, signorina. Silvia, ti devo parlare. L'altro giorno hai oltrepassato il segno. Hai offeso tuo padre. Ti avverto che se vuoi farmi il sermone devi usare un tono di circostanza. Più basso, più convincente. Ogni discorso deve avere un tono appropriato. Ora vieni al sodo. C'è qualcos'altro che vuoi dirmi. Siamo molto preoccupati per te. Anch'io? Noi, Silvia, dobbiamo fare tutto il possibile per la tua salute. È nostro dovere e tu lo sai bene. Ho capito. Ancora una volta avete chiamato il professore. Dora, tu mi credi ancora intossicata. Che cosa si è deciso in questi giorni? Volete rispedirmi in clinica? È questo che Gabriele sta cercando di fare? Avanti, dimmi la verità. No. Ma che dici? Cosa ti salta in testa? Ti assicuro che è stato un colpo quando ho scoperto. Alla sua età, ma ti rendi conto? Uno sbandamento e basta. Contiamo molto su di te. Sono al limite della pazienza, credimi. Gabriele, il padre. È tutta questione di volontà. Dora. La madre. Oggi non si rispettano più gli affetti.
i sentimenti. Il professore, la scienza. Questa non è che la conseguenza del rifiuto di certi valori. Amen. Ecco, sei un prodotto fatto a macchina. Dalla più antica macchina che esista, ma sempre una macchina. Un bel prodotto, non c'è che dire. Ma devi rispondere alle leggi di mercato, agli usi, alle tradizioni. Ti hanno fatta e si sentono in diritto di sfarti, di metterti sui binari. Tanto sono loro a comandare gli scambi. E non pensare di ribellarti, non pensare di mettere tutto in discussione. Anzi, non pensare per niente. Non devi pensare. La testa. La mia testa. Ma qui dentro comando io. Se ci mettono piede loro è finita. Quello che puoi fare è cambiarti la faccia, il colore. Ma di fuori. Lavorano in migliaia per darti tutto quello che ti serve per cambiarti la faccia. Anche due volte al giorno. In cambio, devi vendere il cervello. Quello lo vogliono loro. Hai visto come si è conciata? Non datele retta. È un modo di affermarsi. Bisogna avere molta pazienza. È la causa che bisogna curare. Sapere il perché del suo rifiuto. Noi non abbiamo proprio nulla da rimproverarci. Ma ci sta prendendo in giro. Ora basta. Copriti e scendi giù. Obbedisco. Silvia, più tardi faremo una chiacchierata amichevole. Ancora? Lasciatemi in pace. Sola. Ma cosa volete capire di me, se è tutto così chiaro? Vi siete chiesti perché mi sono drogata? Naturalmente il professore ha capito che bisogna risalire più su, alle origini. Eppure, se invece di parlare tanto di affetto provaste a vivere davvero nell'amore, allora sì che capireste qualcosa. Ah, certo, sono una donna e dovrei solo ubbidire. Ma finché mi considerate come un oggetto da collocare in società, vi sarò sempre contro.
È vero, mi sono drogata, ma soltanto una volta e per protesta. Ma voi subito avete chiamato il professore, l'inquisitore scientifico a pagamento. Vi siete rivolti a lui perché mi guardasse dentro con la lente. Come si fa con l'ingranaggio di un orologio che va male? Volete sapere come funziono per regolarmi a vostro piacimento. E poi mi avete ficcata qui, a marcire di solitudine. Mi tenete sotto osservazione, come un insetto da studiare. Ah, certo, agli insetti non si parla, non si guardano negli occhi. Non sono che piccoli esseri da schiacciare quando si vuole. No, non ci sto. Sono pronta a ricominciare da capo, a drogarmi ancora pur di darvi un dolore. Farei qualsiasi cosa per distruggere la vostra serenità, la vostra vita, così come voi distruggete la mia. Sarò un essere sbagliato, ma sono un essere umano. Sei qui. Esci, ti ho visto. Dimmi chi sei. Hai paura? Sono 3 giorni che ronzi qui intorno. Chi sei? Cosa hai fatto? Sei un ladro? Ho fame. Senza di te sarei morta di noia. Grazie. Non bisogna mai disperare, c'è sempre un imprevisto. Grazie. Allora chi sei? Non ti fidi di me? Grazie. Hai sparato a un presidente. Ma no, queste sono cose che si pensano soltanto. Sai che hai una faccia molto interessante. Sei un bel ragazzo, voglio dire. Smettila. Non ti dispiacerà di essere un bel ragazzo, vero? Ti ho detto di smetterla. Devi fidarti di me, è vuota. Un uomo che fugge non vuole mai essere fotografato. Non ti voltare. Se egli avesse potuto volgersi un istante, li avrebbe visti i 2 che taciturni lo seguivano. E quando a un tratto il dio la trattenne e con voce di dolore pronunciò le parole «Si è voltato», lei non comprese e disse piano «Chi?». Insensatezza. Insensatezza. Cosa vuoi dire? Insensatezza. Devi spiegare cosa ti suggeriscono le macchie che vedi. Insensatezza. Silvia, non è la prima volta che facciamo delle sedute. Devi capire che tutti vogliamo il tuo bene, ma tu devi collaborare. Non devi rinchiuderti in te stessa. Bussate e vi sarà aperto. Mi hai detto che hai un sogno ricorrente. Vuoi cominciare a raccontarmelo? Io sogno e gli altri fanno. Un bel guaio, no? Sono in una grande buca e voglio uscirne, ma non ci riesco. Scivolo in basso. Le mie mani annaspano sulle pareti fangose. In cima sono degli uomini che ridono. Sogno anche di essere per strada con tante donne. Gli uomini sono tutti al volante delle auto, dei filobus. Vorrei salire anch'io alla guida, ma mi ricacciano indietro. Non riesco a salire. Odio verso il dominio degli uomini. Non è così? Silvia, sai bene che la psicanalisi... È una forma di potere. Ormai si è guadagnata la parcella. Possiamo smetterla. I miei sogni li ho letti qui. Freud ormai è anche nelle bancarelle. E a prezzi di concorrenza. Silvia, più che un medico, mi sento un padre per te. Questo è il punto.
Ho troppi padri. Abbiamo padri dappertutto, piccoli e grandi. Dica a mio padre che sono irrecuperabile, che sono matta. Matta e basta. Silvia, io... Ma che pazza. Anzi, è molto lucida, intelligente. È cosciente di quello che fa. Silvia è solo una disadattata. Una ragazza con grosse turbe affettive che bisogna rimuovere, eliminare. Non a caso la sua contestazione è rimasta nell'ambito familiare. L'unica persona con la quale ho parlato in questi giorni. Veramente ho parlato soltanto io. Parlo sempre. Anzi, non so fare altro che parlare. E tu non mi sembri certo il partner ideale. Dimmi la verità. Sei uscito dalla tana perché hai fame, eh? Sì. Grazie. Salta su. Andiamo, dai, vieni. Sali. Dove vai? Torna indietro. Sta fermo. Lasciala fare, sta cercando proprio la tua reazione. Dove l'avrà pescato quel ragazzo? Fa parte del suo gioco, come l'auto o qualsiasi altra cosa. Non vorrei che questo gioco finisse male. Ti sei divertita abbastanza? Chi erano?
l'ordine, l'affetto e la disciplina. Grazie del pacco viveri. Non mi inviti a prendere il tè? Vattene, va. Arrivederci, non addio. Va all'inferno. Morte al vecchio. Sta tranquillo. Qui si trova soltanto dell'acqua. Io e la mamma usciamo. Naturalmente tu non verrai. Naturalmente. Sei certo che non abbia ricominciato? Ci sta solo provocando. Comunque la terrò qui finché non potrò fidarmi di lei, a costo di rimanere in questo albergo tutto l'inverno. Dovrebbe capire che anche noi non ci divertiamo in questa solitudine. Cerca di sopportare. In fondo avevo bisogno di un po' di riposo. Ti vuoi consolare? Vorrei sdrammatizzare la situazione. Del resto non avevamo molta scelta.
È inutile, non puoi scappare! Ti invidio. Per scappare devi aver fatto qualcosa. Mi piace la gente che è capace di fare qualcosa. Che vuoi da me? Non mi conosci nemmeno, sai che ti puoi mettere nei guai? Lasciami in pace. Neanche per sogno. Se avessi voluto scappare lontano, a quest'ora non saresti qui. La verità è che questo è il posto ideale per nascondersi. La verità è che non mi fido di te. E invece ti fidi di me. Comunque è bene che tu mi stia lontano. Hai paura delle donne? Ora hai dimostrato che non sei un mostro. Sei solo scarso di fantasia. Siamo fuori stagione e chi ha i soldi è a sciare. Non troverai una barca su tutta la costa. E per andarsene a nuoto è troppo freddo. Ti propongo un patto. Io ti nascondo in albergo. Non ti chiederò niente. Ma tu dovrai startene buono. Che ne dici? Naturalmente non mi devi chiedere perché lo faccio. Dout des facut facias, facut des dout facias. Vuol dire... Do per avere, faccio perché tu faccia, faccio per avere, do perché tu faccia. Ti avevo sottovalutato. Se conosci il principio dell'economia, hai un futuro nella società. Allora, ci stai? Ho ammazzato una donna. Ti sei confessato finalmente. Questo è l'arcipelago dove vivo. Sembra piccolo, ma è più grande della Polinesia. Ogni famiglia è un'isola. Per passare da una all'altra ci vorrebbe Cristoforo Colombo. Sono più distanti dei poli. Non si metterebbero nelle grane per nessuna ragione. Tanto meno per te. Ecco Dora. O se vuoi, mia madre. Animo fiducioso. Non dimenticare di guardare sotto il letto, nell'armadio e nei cassetti. Potrei tenerci qualche nano. La chiave. La chiave è il tuo nome. Ora è il nome. Paolo. Ti basta? Mi basta. Terzo anno di architettura, poi la noia. È duro lavorare e studiare, e allora o molli uno o l'altro, o tutti e due. Altro? Era giovane? Bella? Ne eri innamorato? Cosa fa tuo padre? L'uomo importante. Lo sai che rischi la galera a tenermi qui? Sai che paura? Perché lo fai? Non mi conosci nemmeno. Affari miei, se ti nascondo è proprio perché non ti conosco. Altro? No, i miei non vengono mai qui e quando vengono bussano. Per gli altri basta la porta chiusa a chiave. Eri geloso? Ti tradiva? Mi sarebbe piaciuto conoscerla. Quella che hai ammazzato. Buonanotte. Grazie. Non è fiducia, è una sfida.
Caro papà, il mio comportamento ti addolora, lo so. Ma se ci andassi tu, dallo psicanalista, scopriresti che in realtà di me, di tua figlia, cioè, non te ne frega niente. Ti faccio soltanto rabbia perché ti sfuggo. Non riesci ad essere il mio padrone. Sei il padrone di tua moglie Dora, dei tuoi appartamenti, delle tue macchine, insomma... Sei il padrone e basta. Di un padre così non so che farmene. Con odio e amore, tua figlia. Non dicono niente. Si spara un po' dappertutto, si tampona su tutte le strade, c'è crisi in tutto il mondo. Non c'è niente di nuovo. In questi giorni non hanno ammazzato nessuno e tantomeno una donna. Sei sicuro di averla ammazzata? Come ti sei permesso? Non sopporto che tu metta il naso nelle mie cose. Non lo fare più. Volevo conoscerti. Tutto qui. Fregatene! Sta calma. Sì? Ciao, Dora. Certo, ho il mio uomo in camera. Sì! È proprio una voce d'uomo. Ma no, sto scherzando, ho la radio accesa. La camera tornerà... Ma no, sto bene, sto bene. Anzi... La trasmissione del giornale radio è terminata. Non ho ancora capito a che gioco giochi, ma ti dico subito che non mi piace. Senti, mi hai rotto i coglioni. Se mi vuoi mettere nei guai, fallo immediatamente. Mi passi la polizia? Mi scusi, mi sono sbagliata. Buongiorno, Dora. Ciao. Chi va e chi viene, eh? Che tiepida giornata, hai sentito? Sembra quasi primavera. Perché non vieni con noi? Perché non ci sono le rondini. E voi due non fate primavera. Paolo? Paolo? Che fai qui? Guarda quelli laggiù. Beh? Sembra il cimitero degli elefanti. O un manicomio. Vengono a svernare qui prima di morire. Naturalmente, dopo una vita serena, operosa, affettuosa. Tutte... coppie perfette da premio di bontà. Sono più inquinanti delle petroliere. Da qui basterebbe un colpo solo per distruggere secoli di ipocrisia. E le carognate che hanno fatte sarebbero dimenticate. Le epigrafi accomodano tutto. Vieni, facciamo un giro. Dove vuoi andare? Vieni con me. Sta ferma. Bisogna tirarti fuori le parole con le pinze. Avanti,
Come l'hai ammazzata? Non ne potevi più, eh? Di la verità. Su, come ti puoi confidare? Non avere paura. La odiavo. La odio. Se ne sono accorti dai buchi sul braccio. Ne hanno fatta una tragedia. Di la verità. L'hai fatto perché ti annoiavi, eh? Non capisci niente neppure tu, come tutti gli uomini. Prevedono tutto loro, programmano, ti rendono sempre facile tutto perché tu obbedisca, ti ricattano con l'affetto. Altrimenti gridano al tradimento. Ti rinfacciano di non avere le loro stesse idee, come se fossero i detentori della verità. Stai parlando di tuo padre? Eccolo, l'uomo che non sbaglia mai. Naturalmente sapevi che erano qui. Cosa ti frulla in testa? Non puoi capire quello che voglio fare. Anche tu mi consideri un insetto senza volontà. Ma vedrai, tutti hanno il loro punto debole. È lì che bisogna colpire. C'è qualcosa che fai senza pensare a tuo padre? Lo devo distruggere dentro. È la sua anima che voglio uccidere. Entro appena nella vita e grazie a te non credo più a niente né a nessuno. Chi non ha creduto in mio padre non entrerà nel regno dei cieli. Chi non ha creduto in mio padre non entrerà neppure nel regno della terra. Ogni fede mi sembra una doppiezza. Ogni autorità un flagello. Ogni tenerezza un calcolo. Le più sincere amicizie, le buone volontà, le tenerezze a venire, io le sospetterò, le scoraggerò, le rinnegherò. L'uomo deve vivere solo, amare e abdicare, odiare e affermare. Io sono, io vivo, io attacco, distruggo, io penso e contraddico. Ogni altra vita minaccia un poco la mia. Io non ho dato il consenso alla mia nascita, né sceglierò il momento della mia fine. Mi fanno nascere e morire. A me è dato solo quanto si trova fra questi due estremi. Il bene sono io, il male siete voi. I principi sono pregiudizi di grosso calibro. L'onorabilità non è che la riuscita sociale dell'ipocrisia. Questo è Bazin. Sei un uomo colto, un uomo controllato. Sei anche un controllore di idee. Insomma, sei un uomo affermato. Silvia. Sembra che la cosa ti dispiaccia. Non mi appartiene, ecco tutto. Ma tutto appartiene a te. Sei l'uomo ideale, sicuro. Un uomo corteggiato da tutti. Sai sempre cosa fare, quando fare, come fare. Bisogna ammirarti sempre, per forza. La perversa sono io. Ma sono una donna, debole. Ho continuamente bisogno di aggrapparmi a qualcosa. E l'ho trovato. Perdonami. Ma io non ho niente da perdonarti. Stamane ho ammazzato mio padre. Vuoi una sigaretta? Te lo ripeto. Oggi ho ammazzato mio padre. Gli ho scaricato addosso tutti i colpi del caricatore. Il primo lo ha raggiunto allo sterno, il secondo al terzo spazio intercostale, il terzo gli ha fratturato la clavicola, il quarto lo ha preso al ventricolo sinistro. Non ci credi? Vieni a vedere. Su quella sdraio, guarda. Era seduto là. Dove vuoi andare? Ti vedono. A seppellire tuo padre. Un delitto deve essere perfetto. Paolo! Qui mi sembra adatto. Basta poco lavoro. Mi pare che vada bene qui. Ci costruiranno qualcosa. Qualcosa degno di lui. Un distributore di benzina. O una villa.
o un ristorante. Che fai? No! 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 Ecco, cosa si prova? Dimmi cosa si prova ad essere sotterrati. Avanti, dimmi cosa si prova! Lo potrai raccontare a tuo padre. Non è questo che vuoi? Fai presto a parlare di morte. Ma è difficile ammazzare. È difficile tutto, è difficile vivere, è difficile morire, è difficile, è difficile! Io non ne ho avuto il coraggio, ecco tutto. Eppure... eppure ti assicuro che avrei voluto farlo. Ma non ne ho avuto il coraggio. Che cosa vuoi dire? Che forse... hai sbagliato uomo. Non ho ammazzato quella donna, ho mentito. Non saprei mai ammazzare nessuno io. Povero Paolo, non sai fare proprio niente. Mi hai talmente delusa che finirò con l'amarti. Allora, perché ti nascondi? Ti ho chiesto che cosa hai fatto. Senti, se credi di fare i tuoi comodi. Dove hai preso quel denaro? È mio. Anzi, non è mio. L'ho rubato a lei prima di lasciarla. E hai fatto la fame con tutti quei soldi in tasca? Avevo paura di farmi vedere in giro. No, non è vero nemmeno questo. Forse è stato per serietà professionale. Spendo solo i soldi che guadagno. Già. E questi non li avevo meritati. Tic tac, tic tac, tic tac. Non perdevo mai un colpo. I soldi sono un carburante maledettamente efficace. Vieni qui, avanti. Smettila. Non tollero quel tono. Sei troppo sicuro di te. Sei odioso. C'è qualcuno che ami tu? Ti denuncio, furto e percosse. Sono sicura che l'hai anche picchiata. Avanti. Camera 110. Vorrei del pollo freddo e del prosciutto. Aspetti. Anche un gelato. Sei insopportabile.
se poi non ce la fai? Bianco di rabbia. Nessuno mi deve mettere le mani addosso. Detesto lo stesso. Naturalmente. E non sentirti un padrone. Non mi sono mai sentito un padrone. Tutti gli uomini si sentono padroni di una donna per averla portata a letto. Ma questa è una mania. Ma devo ammettere che ci sai fare. Sei quello che si dice un fusto. Ti ho già detto di piantarla. Vorresti sentirti dire che ti amo? Non ho mai avuto passione per la musica leggera. Sono stufo di essere preso in giro da te. Non devi dire niente. Non voglio sentirti dire niente, capito? Perché non pianti tutto? Mi pare la soluzione migliore. Che cosa vuoi dire? È forse una proposta di fuga? Ce l'hai la capanna? Del cuore posso farne a meno. Della capanna, no. E col riscaldamento centrale. Questa che cos'è? Una risposta? Eccolo là, il morto che cammina. Se vuoi, te lo faccio fuori. Ti senti uomo ora? Do ut des. Facio ut facias. Ho un debito verso di te. Sono disarmato. Ma posso sempre strozzarlo. Paolo, cosa fai? Quando Silvia nacque, l'ostetrico si dimenticò di tagliare il cordone ombelicale. Un cordone lungo 19 anni. Passa da Milano, Roma, St. Moritz, Costa Azzurra, Zurigo. Smettila con questa stronzata. Per questo la ragazza non è mai cresciuta. È come un palombaro legato al tubo d'aria. E suo padre è alla pompa. Ha bisogno della sua aria per respirare, per camminare. Ma ecco qui l'interessata. Silvia, ci può dire qualcosa? Che vuole con precisione da suo padre? Merda. Questa è la confessione di una figlia di papà. Naturalmente non è sempre sincera. Passo e chiudo. Disturbo? Che cosa vuoi? Volevo sapere se hai letto il libro. Te lo prendo subito. Eccolo, tieni. Te l'ho un po' maltrattato, ma le parole non soffrono, sono gli uomini che soffrono. Non è così? È così.
dovrei romperti il collo. Dove credi di andare? All'inferno, dappertutto, ma via da qui. Sono stufo di essere preso per il culo da una figlia di papà. Non ci sto, credi che io non abbia capito tutto? Non mi è mai servito uno stallone, me ne frego! Però questo stallone non ti è dispiaciuto. Deciditi. Tuo padre o lo sposi o lo ammazzi. Ma ti devi decidere. Comodo, eh? Facile starsene nascosti al caldo. Ma non finisce così. Hai un debito e devi pagarlo. Senti, piccola idiota. Che vuoi fare? Sbattermi in faccia a tuo padre? Ma hai sbagliato i tuoi calcoli. Potete crepare insieme. Io non voglio avere nulla a che fare con tipi come voi. Te ne andrai quando farà comodo a me, altrimenti chiamo davvero la polizia. Dirò che mi hai violentata. Sono una minorenne. Sei solo una baldracca. Però sono di tuo gusto, come quelli che ti comprano, che ti pagano. Se te ne vai, ti rovino. Vieni via da lì. Ah, questa mi sembra un'ottima idea. Anch'io non ne potevo proprio più di questo isolamento. Non avevamo altra soluzione. Forse abbiamo sbagliato ad isolarla troppo. Ma non sarà pericoloso adesso riportarla fra gli amici? Non ricomincerà? No, 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 sta tranquilla, saprò controllarla. Si tratta soltanto di allentare le briglie. Disturbo? Perché stavo proprio dicendo alla mamma qualcosa che ti farà molto piacere. Partiamo, torniamo a casa. È una strenna. Anch'io ho una strenna per voi. La chiave della mia stanza. Nel mio letto c'è un uomo. Vorrei che tu lo conoscessi. Non è il caso. Ma cosa stai dicendo? Ti ho detto che è in camera mia da 10 giorni. Va a vedere. Ecco, va in camera mia. Vacci subito. Hai la mia più completa fiducia. Sai quanto ti stimo. Non voglio la tua fiducia, non voglio la tua stima. Sono una poco di buono e te ne do la prova, prendila. Ti prego di non insistere, sarebbe un gesto imperdonabile. Ti ripeto che ho completa fiducia in te. Di che hai paura che sia così? Ed è così. Non te lo immaginavi, vero, che tua figlia fosse una poco di buono? Diciamo pure una puttana. Non dici niente, vero? Ma dentro ti senti male, ti stai rodendo. Avanti, vai in camera mia. Le lenzuola sono ancora sporche. E allora falle lavare. Ti ho educato. Sei un vigliacco. Sei uno che non affronta le proprie responsabilità. Avanti, dillo che hai paura. Calmati e sta tranquilla. Ti ho detto che hai tutta la mia stima, intatta. Va all'inferno! L'ha mandata Silvia, è vero? Che cosa fa lei qui? Non gliel'ha detto sua figlia? Immagini un po'. Cosa intende fare? Silvia è minorenne, lei potrebbe passare dei guai. Anche se... se io preferisco sistemare questa faccenda senza chiasso. Cioè? Si spieghi meglio. Lei mi ha capito benissimo. Non so cosa cerchi da Silvia, ma se vuole del denaro io... Ha bisogno della sua aria? La prego di riflettere. Lei non è più un bambino. Nemmeno Silvia. Silvia, ci può dire qualcosa? Che vuole con precisione da suo padre? Merda. Signora, dica a Silvia che ho saldato il mio debito. Ho finito ormai di essere uno strumento.
Se volevi essere diversa da me, ci sei riuscita. Io non ho mai preteso di essere quella che non sono. Ma vorrei soltanto una cosa da te. Un po' più di comprensione. Ho parlato con quel ragazzo. No, non ti voglio rimproverare nulla. Ma vorrei che tu avessi pietà di tuo padre. Digli che non è vero. Ti scongiuro, mandalo via quel ragazzo. La pietà, la comprensione, l'ipocrisia! Se n'è andato. Non capisco. Chi? Capisci benissimo. Quel ragazzo che stava in camera di Silvia. Silvia diceva la verità. E lo sai. Complimenti. Pensavo che tu non ci avessi creduto. Sei stato magnifico. Un bel gesto. Non avevo altra scelta. O Silvia l'avrebbe avuta vinta. Quanto a quello, ha fatto bene ad andarsene. Cerca di essere più comprensivo, Gabriele. Non mi lascio giocare da due mocciosi. Credono di aver scoperto il mondo, questi pagliacci. Quanto a Silvia, deve tornare alla ragione. Finché la mantengo io, farà quello che dico io. Silvia è una velleitaria. Basta saperla prendere. Sì, lo so. Lo so, lo so. Ma è difficile ingoiare, sopportare tutto. Paolo? Ci giunti all'ultima cena. Resta da stabilire chi fa la parte di Giuda. Dora o Gabriele? E perché no tu?
È a lui che parte diamo. Gradito o no, stasera sono vostro ospite. Poteva farsi vivo prima. Silvia ha parlato di ultima cena. Non sappiamo chi dare la parte di Giuda. Meglio Giuda che Pilato, in questo caso. Non sono né l'uno né l'altro. Sono un ladro. Uno che ha avuto la debolezza di nascondersi nel letto di Silvia. Lei lo sa bene, vero? Lo sappiamo tutti. Se è venuto solo per questo, può tornarsene nella steppa. No. Sono venuto per dichiararmi fuori del gioco. Un gioco sporco, dove sono cascato. Forse lei non si è reso conto di quanto sua figlia sia una figlia di puttana. Lei mi perdona. Perdonalo. Ognuno usa il linguaggio che sa. Ma vada avanti. No, finiamola invece. Levami d'attorno questo individuo, ti prego. Chiama subito il direttore. Provocherebbe uno scandalo. E suo marito odia gli scandali. Non è vero, Silvia? Perché sei tornato? Per riportare l'armonia in famiglia. Perché siete dello stesso stampo. Sì, tutti e tre. E per ringraziare tuo padre. Perché se penso che potevo diventare come lui, mi viene il vomito. Sei un porco. Diciamo un farabutto. Diciamo tutti e due. Conoscendo Silvia, ho capito a fondo anche lei. Vattene. No, lascialo. Ha riportato l'armonia fra di noi. Non siamo mai stati così uniti. Che scena idilliaca, vero? Una famiglia per bene. E io purtroppo ho paura della gente per bene. Ha sempre le mani pulite perché nel fango ci butta gli altri. Vogliamo smetterla? Sì, buona Dora. È un pover'uomo alla ricerca di una dignità umana. Io non so se lei sia in grado di distinguere un vino dall'altro, ma le assicuro che questo Beaujolais è originale. Così sperava di buttare una bomba in famiglia, vero? Silvia non si staccherà mai da me. Lo credo. Le assomiglia in troppe cose. Quando le sputa in faccia, in realtà, non sputa che contro se stessa. No, mi perdoni, ma qui dimostra di essere proprio un cretino. Alla salute. In realtà Silvia odia tutti quelli che fanno. Che costruiscono qualcosa. In questo è simile a lei. Lei non odia nessuno? Io odio tutti quelli come te. Scusami, sai se ti do del tu. Gli sradicati, i perdigiorno, i nullafacenti. Siete degli zingari che appestano l'aria. Perché non ci fucilate? Morrete da soli. Del resto non bisogna offendere i sentimenti di nessuno. Sentimenti? I sentimenti, sì, quelli che voi non conoscete. Forse è una parola che non hai usato mai. No, mai. E sa perché? Perché c'è gente come lei che la impesta. Non servono neppure i profilattici. Parole, parole. No. La predica no, non puoi farmela. Ti mancano le basi morali. Silvia, che è intelligente, si rende conto che ho ragione. La verità è che non sa perdere. Lei non accetterà mai la sconfitta. Eppure il futuro è di chi sa sbagliare. E allora per te c'è speranza. Non mi rimane che questa, già. Ma a lei cosa rimane? Io mi sono fatto la mia speranza. Lei. Saluto la grande vecchia. Il grande vecchio e la speranza.